combatte in questi giorni, dopo tutto questo periodo? Ma innanzitutto è il fatto che stiamo ancora insieme, è il fatto che abbiamo tanti amici. Ogni città dove andiamo a fare dei concerti troviamo sempre delle nuove amicizie e vecchie amicizie. Le vecchie amicizie non vanno buttate via, vanno sempre mantenute con calore e con amore. Ci ritroviamo tanta esperienza, tanto vissuto. Ma poi fa piacere, appunto, come dicevano, dopo tanti anni, vedere che ci sono già due o tre generazioni comunque che continuano a seguirci, non può fare altro che piacere, una cosa così. In Romania di sicuro proprio tutta la popolazione. Sì, nel periodo comunista, nel quale insomma in Romania la buona musica era proibita, il vostro nome era suonava tanto. Sì, io non posso dirlo, però loro sicuramente lo sanno. Eravamo ben accetti dal regime, diciamo. Tant'è vero che abbiamo fatto una tournée a Mosca di 45 giorni, a Mosca, in San Pietroburgo e Mosca. Quindi. E sapevamo che le nostre canzoni giravano in tutto l'est Europa e anche qua. Ma la nostra contentezza, una delle nostre contentezze è vedere che la gente canta, non essendo italiani, cantano le nostre canzoni in italiano e questo è bellissimo. Soprattutto mamma Maria. Questa è la più facile forse, no? Grazie. Sì, ma si divertivano con le nostre canzoni, specialmente il periodo del regime. Insomma, noi portavamo un po' d'allegria con le nostre canzoni, spensieratezza. Il sogno dell'Italia, il tempo, belle stagioni, il mare. È sempre questo nostro genere comunque che ci ha portati avanti sempre nel tempo e siamo ancora qua adesso. Benissimo. Stasera se siamo ritornati vuol dire che la gente ci accetta volentieri. E noi veniamo volentieri. È una cosa reciproca. È vero. Cosa avete un messaggio per il pubblico di Foshan di stasera? Sì, divertiamoci insieme e amiamoci tutti. E cerchiamo di pensare qualche cosa di bello intensamente che si avvererà. Ho capito, io vi ringrazio molto, io stavo qui a fare le foto, però insomma va bene. Tutto da ora. Grazie, ci vediamo là. Ciao a tutti. Ciao.